La conoscenza è il primo punto fondamentale perché senza consapevolezza, senza conoscenza, non si ottiene nessun risultato. E l'amore ovviamente dovrebbe essere un sentimento, un qualcosa di positivo e quindi cara Malgasciona, cara Carampana, devi tenere presente un fatto fondamentale, che se soffri non è amore, perché questo devi tenerlo presente. Salutiamo Roxy, se soffri non è amore. Invece molte persone pensano che le pene d'amore coincidano con l'amore, ma non è così. Salutiamo Andrea Giovani. Non devi restare impantanato, salutiamo la nostra Greenettina, Green Apple. Non dobbiamo restare impantanati in situazioni di merda, fondamentalmente, perché purtroppo spesso le pene d'amore vengono confuse con l'amore, no? E diciamo, e c'è chi, salutiamo Rosy, si va a, come dire, ingarbugliare, no? In situazioni che poi non sono così positive. C'è chi si ossessiona, no? L'ossessione in amore è un qualcosa di estremamente negativo. È ovvio che l'ossessione in amore è il flacone della vaselina. Bene, l'anello farlocco di fidanzamento. Bravo, bravo Andrea Giovani. E ci sono persone che si vanno a ossessionare, no? Vanno a ossessionarsi su una persona e ci cascano completamente dentro, non possono, dicono, ma io lo amo, ma io.